traffico a Campi del Fiese, che è una notizia. Minuto di silenzio e Fatima, che è la presidente dell'associazione Pantagruel, che solitamente segue le persone maggiormente in difficoltà e a rischio suicidario di area arabofana, farà anche una preghiera in arabo, in ricordo del giovane che purtroppo ieri si è suicidato. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم يا رب ارحمك فادي يا رب تفتح لنا أبواب الجنة يا رب آمين Maggio ha girato in tutta l'Europa da minorenne, è stato in un carcere minorile e a 18 anni e 5 mesi è entrato a Sollicciano ed è morto a Sollicciano. Il Presidente della Camera Penale, abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa perché abbiamo raggiunto il limite, quindi chiedo a Luca di intervenire e poi interverrò anch'io e chi successivamente, magari con breve interventi, qualche messaggio. So che qualcuno aveva organizzato un presidio e li ringraziamo per incrementare la presenza anche di cittadini, oltre alle associazioni che sono intervenute, che sono impegnate all'interno del carcere. A te lì. Sì, come ho già detto ieri, questo, quello che è accaduto ieri è l'ultimo atto purtroppo di una lunga scia, definirei, di tragedia, nel senso che abbiamo, dall'inizio dell'anno siamo già a 53 vittime, persone che si sono tolte la vita nelle carceri. È una cosa che non è più tollerabile ed è unicamente dipendente da una non scelta politica. Noi non possiamo più far finta di niente, non lo facciamo da tanto tempo, ma la nostra voce è totalmente inascoltata. Meno di 2 settimane fa noi abbiamo fatto una maratona oratoria a seguito dell'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali sul carcere, sulle problematiche del carcere, ma nessuno ci ascolta, nessuno ci dà un seguito. Oggi io ringrazio chi è venuto per davvero il coraggio che vuole esprimere presentandosi qui davanti, però noi più di questo non possiamo fare. Io quindi l'unico appello forte che oggi posso fare, poi ovviamente potremmo dire tutto quello che vogliamo dire, ma non avrebbe alcun senso se non troveremo un'iniziativa politica seria e decisa. Oggi l'appello che posso fare è invitare pubblicamente il ministro Nordio e la presidente Meloni a partecipare con me a una giornata all'interno di Sollicciano per vedere cosa è veramente Sollicciano. Lo faccio senza retorica e senza artifici alcuni, lo faccio perché sono disponibile a stare con loro tutto il giorno dentro. Poi, se quello che andiamo dicendo da anni è sbagliato e loro lo diranno, verificheranno che non è vero, mi assumerò tutte le responsabilità. Ma se anche una delle cose che stiamo dicendo da anni è vera, e lo è perché lo potranno vedere, allora loro dovranno assumersi delle responsabilità. Voglio parlare, vai davanti a loro e sporchi! Tutti qua, non c'è un direttore, qualcuno può migliorare le condizioni di questo posto, per la dignità minima, la gente è intrasana qui, esce malata. Dal fatto che la polizia penitenziaria ha acceso l'aria condizionata a 40 gradi circa durante l'estate, secondo lei questo non è un aggravamento delle condizioni? Il fatto che chiudono l'acqua non è un aggravamento delle condizioni? È tortura, c'è la guerra, la state facendo! I cellerini,
la penitenziaria, era nel giardino a fare la grigliata con le famiglie. Secondo lei, adesso è lei circondata da tutti i cosini, tipo questo qua. Adesso lei cosa si sente di dire nei confronti della vivibilità delle carceri? Cosa si sente di dire, dato che noi, bianchi, voi siete i primi che gli mettete l'aria condizionata per stare, i primi di togliere d'acqua. Quindi la vivibilità delle carceri da chi dipende, secondo voi? Bello il presidio sotto l'ombra e la campagna pubblicitaria. Le fabbriche non pagano i lavoratori poi rubano, sono delinquenti, ma il padrone quando viene condannato e c'è una condanna civile e un c'è una condanna penale e toglie da mangiare alla gente, questa è la vostra giustizia. O fate qualcosa, ora l'acqua gli deve essere rimessa. Scusa, puoi non toccarmi? Mi fai male se mi stringi il braccio. Oh, le fiamme ci si fa per 4 anni. Ma prova un bruciore di stomaco. Spero ti dilani il culo. Facile, eh?